Sul mio canale, finalmente torno con le scoperte low cost. Cominciamo perché sono succose e abbastanza, non tantissime. Comincerei con un set di pennelli bomba a mano e tra l'altro nota bene una cosa che io adoro dei pennelli Real Techniques, perché il marchio è Real Techniques, è il fatto che li lavi, non perdono un pelo, non cambiano forma. Si chiama Nectar Pop, le mollettine comunque super comode, non le ho ancora utilizzate e i tre pennelli sono favolosi, sono soft touch. Questo è fantastico per blush in crema e bronzer in crema, è uno stippling brush. Poi abbiamo un angolato che però io trovo molto bello per il fondotinta o il cream contour e il pennello del secolo. Allora, sapete il 242 di cui vi parlo sempre, che io uso per l'highlighter? Bene, hanno fatto la stessa versione ma più stretto e più preciso, è ancora più perfetto per posizionare l'illuminante con precisione. Set favoloso. Poi, allora, vi ho trovato un mascara che è una bomba a mano. Ragazzi, cioè, l'ho comprato, non lo volevo, ma ho visto, ho letto tante di quelle recensioni top che l'ho ordinato e meno male, perché questo mascara è una bomba. Si chiama Eye Key ed è di Beauty Bay, marchio Beauty Bay. Scovolino bello grosso in elastomero, micro dentellatura, e questa è una passata. Dà un volume mondiale, ma nel frattempo gli dà anche lunghezza, è spettacolare. Questo mascara è meraviglioso, tra l'altro non cola, cosa che apprezzo, non spezzetta e ha un effetto, cioè, è mondiale. A proposito di mascara, vi segnalo anche che il mio adorato Thriller Seeker di Rimmel è uscito in versione Pitch Black, che è ancora più nero. Se avete amato come me questo mascara, adesso c'è pure nero come la vergogna. Poi, vabbè, come non parlare di Luminize di Labcare. Labcare, se possibile, secondo me, con questo prodotto ha fatto ancora un ulteriore passo avanti. Questo è tipo un complesso di ricerca cosmetica mondiale. Dunque, considerate che contiene l'Iseryl, che è un peptide brevettato, testato nei risultati, che ha un lavoro molto importante sulla sull'occhiaia e sul ringiovanimento del perioculare. Poi abbiamo Bakuchiol, amato Bakuchiol, alternativa vegetale al retinolo, non sensibilizzante. Abbiamo una forma stabile di vitamina C, potente antiossidante, schiarente, illuminante. Poi abbiamo il Peptide Complex, che è un complesso di polipeptidico che lavora sull'overall del ringiovanimento del perioculare e del cedimento strutturale, compreso il muscolo pellicciaio dell'arcata sopraccigliare, quindi con un effetto apertura dello sguardo. Ha un effetto meraviglioso, riflette, poi contiene anche un altro brevetto che si chiama Luminescina, che aumenta la rifrazione della luce in un modo incredibile e protegge dai danni da fotoinvecchiamento, tutti tra l'altro attivi o complessi attivi brevettati. Dalla prima volta che lo metti ti accorgi della differenza. Questo prodotto è un siero occhi straordinario, tra l'altro se lo abbinate alla miscela peptidica occhi, chef kiss. Poi, allora, veloce, di nuovo 2 minuti d'amore per questa palette stupenda. Questa è di I Art Revolution, della Mini Chocolate Shadow Palette in White Vanilla Cream. Io il marrone l'ho usato da qui. Questa palette, cioè guardate, questo è il marrone caramello perfetto per me. Cioè guardate che roba, sembra una crema. Il punto luce duochrome, dai. Ok, il punto luce, che è quello poi che ho all'angolo interno, è lo champagne satinato perfetto. È bellissimo anche il colore satinato più scuro. È una palette bellissima, costa pochissimo e la cosa poi molto, secondo me, bella è il fatto che la uso tantissimo. Ho tante cose, ovviamente, ma la uso veramente molto e con piacere. Io odio quando le salviettine tu le compri e per tirarle fuori ne escono altre 50. Comunque, bellissima. E ho scoperto una palette nuova, che è quella con cui ho fatto primariamente il trucco oggi, che vi segnalo subito. È di The Beauty Crop e si chiama Vitamin Babe. Questa palette è bellissima per quanto mi riguarda. Ha questi due pop of orange che sono, mamma mia, cioè guardate il livello di pigmentazione, io li ho sfumati tanto per desaturarli, ma gli shimmer, guardate la bellezza. E se togliete gli arancio, è una palette di metal, portabilissimi, super eleganti. Questa palette è bellissima, sembra una palette di lusso, gli ombretti si sfumano veramente splendidamente, la godo da pazzi. Questo è quanto. Poi,
Ah beh, come non riparlare per la 400ª volta di un prodotto che io non pensavo di poter amare così tanto? È la Garnier Vitamin C Body Superfood. Questo è un Glow Body Balm, ricchissimo di vitamina C ed estratto di mango, profuma di mango. È proprio un cremone che sembra maionese, super ricco, super illuminante, lascia la pelle glossata e polposa, ricchissimo di vitamina C, ma è una roba straordinaria. Cioè, tu quando la metti sul corpo proprio noti la differenza di un prodotto attivo rispetto al olio di mandorle dolci e jojoba, che va benissimo, idratazione, elasticità, ma questo ha quel qualcosa in più e lascia la pelle profumata. Io sono pazza, pazza di questo prodotto, e lo sapete perché ve ne ho parlato un milione di volte, ma ve ne riparlo ancora. Sicuramente super top 2023, senza ombra di dubbio. Poi devo parlarvi di questa scoperta coreana, si chiama Tokobo il marchio, e questo è il Glass Tinted Lip Balm. Contiene una serie di oli nobili e lascia un velo di colore. Questo è il colore Tangerine Red, ce l'ho su in questo momento. Più lo stratifichi, più si pigmenta e lascia la pelle e le labbra un po' colorate, un po' lucidine, super idratante, comodo da tenere in borsetta, e tra l'altro è vegan, mi piace moltissimo e quindi ve lo volevo segnalare. Aspettate un secondo, chiedo scusa. Procediamo. Poi Moira ha colpito ancora, ha fatto le matite occhi duochrome e sono stupende. Oggi indosso questa, che si chiama Flare, e ce l'ho come eyeliner. Guardate la bellezza di questa matita. Dal vivo è oro copper o bronzo scuro, ma sono una più bella dell'altra. Le ho comprate tutte. Questa è la Base 09, guardate la bellezza. È un blu elettrico e viola spinto. Dal vivo è super super duochrome, tant'è che quando la usi spessa come eyeliner sembra che tu abbia fatto un eyeliner di due colori. Sono tutte bellissime. Guardate questa che amo alla follia, si chiama Rhea 07. Beccatevela! È verde acido e blu, ma con un livello di duochrome. Dai, sono tutte bellissime e le amo tantissimo. Puoi anche usare questa attaccata alle ciglia, mascara e basta, e ti fanno il trucco. Poi, come non riparlare di questa, è diventata la mia matita labbra da tutti i giorni. È di Brooklyn Impala Lip Liner numero 201, scoperta grazie a voi, matita del colore perfetto, un nude da contour labbra, dura, si sfuma ma poi si fissa, e bellissima tenuta. Questo colore, questa formula mi piacciono da matti e quindi ve le volevo risegnalare. Capite che oggi sono tornati a 33 gradi a Parma ed è la fine settembre. Sentivo la TV che dicevano che siamo oltre 10 gradi oltre le medie di stagione. Poi ho trovato una mist fantastica che ha le stesse delle caratteristiche simili alla mia dorata di Allies of Skin, che costa un patrimonio. È di Beauty Bay e si chiama Hyaluronic Acid più Sea Moss Hydrating Mist. È una mist molto semplice a livello formulistico, perché abbiamo acido ialuronico, idrata, effetto replumping, Sea Moss Extract che lavora sul mantenere livelli di idratazione all'interno della pelle, e poi abbiamo il saccaride isomerate che aiuta ad fare effetto lock-in. Quindi solitamente sapete che l'acqua vaporizzata sul viso, l'acqua elimina l'acqua, quindi fa evaporare lo strato idrico superficiale. Questa invece ha un sistema lock-in, per cui idrata ma blocca l'idratazione sulla pelle, ed è la grande rivoluzione. Tra l'altro super micronizzata, mi piace da matti e costa poco, quindi gioiamo, gioiamo. Poi assolutamente godo tantissimo questo primer di Revolution di cui vi ho già parlato, si chiama, non mi ricordo, comunque dopo lo metto. È un balm che può sembrare come quello di Elf, ma in realtà no, perché questo è ricchissimo di ialuronico, quindi da un lato leviga ma dall'altro idrata moltissimo. È il primer perfetto per chi ha una pelle secca o misto secca, ma anche la grana della pelle non perfetta. Questo è il compromesso. Poi i nuovi stick di Colourpop. Allora, il blush colore, qual è il tuo colore? Cioè, veramente non ce lo scrivete? Non c'è scritto? E beh, io come faccio a saperlo qual è?
ce l'ho su in questo momento e non sappiamo il colore. È un pesca bellissimo, cercherò nelle coppie d'ordine il colore. Non c'è scritto? In queste c'è scritto, ok. Poi i nuovi bronze stick, soprattutto io adoro il colore Laguna Beach perché è un bellissimo contour, l'ho usato anche oggi da contouring. E poi ho preso il colore La Jolla Cave, che invece è più bronzing, perfetti anche insieme, si sfumano benissimo, hanno un effetto molto naturale sul viso, perfetto anche per chi non vuole un risultato cream troppo troppo evidente. Tra l'altro guardate, le matite duochrome sono stra esistenti. Ah, e anche l'illuminante di questa linea, io ho preso Glazy, è bellissimo, ce l'ho su adesso, lo prendo col dito, lo stendo, fa questo effetto bagnato che si fonde con la pelle, è una cosa veramente illuminante glass skin, bellissimo. Questa uscita di Colourpop secondo me è stata fighissima. Poi complimenti a Garnier per questo nuovo detergente, ottimo lavoro, si chiama Hydrating Deep Cleanser. Qual è la cosa bella? Questo è super ricco e idratante, veramente molto molto piacevole perché hanno associato acido ialuronico e ceramidi, quindi ha questo effetto idratante e ristrutturante, ma hanno inserito argilla, infatti da un lato pulisce benissimo la pelle anche dallo strato sebaceo in eccesso, ma non secca per niente, quindi riesce a essere comunque detossinante, un pochettino più pulente di un detergente per pelle secca, ma comunque molto idratante. Trovo che sia proprio l'accoppiata perfetta, e senza profumo, vegan, 97% formula biodegradabile, e hanno fatto un'uscita secondo me 10 su 10, infatti lo sto usando con molto piacere. Poi bellissimo questo nuovo blush di Revolution della collezione Grease, questo è Rizzo, è un colore stupendo, tra l'altro questi qui messi con una sponge si fondono proprio sulla pelle, questo è un bel rosa acceso, mi è piaciuto tanto tanto tanto, formula però che già conoscevamo perché è la formula di quella palette che adoravo praticamente. Poi assolutamente questa novità di The Beauty Crop ed è il Vitamin Babe, questo è un bronzer con vitamine in crema nel colore Havana Heat ed è stupendo, è quello che ho usato oggi sopra lo stick da contour, guardate la bellezza, la ricchezza di pigmento, come vedete è molto neutro, non è né troppo freddo né troppo caldo, tant'è che fa proprio un effetto abbronzato come naturalmente scolpito, ok, non proprio scaldato, la texture è bellissima, è una crema molto cremosa ma che poi sulla pelle non diventa poudre ma si fissa in un certo senso, molto molto piacevole, mamma mia come sto sudando, aiuto. Poi questa nuova matita di Revolution si chiama Streamline Eyeliner nel colore Teal per la rima interna. Beccatevela, no scusate, puro pigmento, pura crema, bellissima, infatti voglio comprare altri colori, sono ancora nel mood delle matite occhi colorate. Poi assolutamente senza dubbio questo nuovo siero di Bondi Sand, si chiama Plump It Up e hanno associato 3% di Matrixyl, che è un complesso peptidico brevettato per le rughe e la definizione dell'ovale, associato al collagene, e mi piace veramente moltissimo, costa poco e ne abbiamo anche già parlato proprio nel video su dove vi ho composto la skincare routine low cost. E ragazzi, sempre di Bondi Sand hanno fatto un'altra uscita grandiosa che è la Face Glaze. Se cercate una maschera super rimpolpante lipidica vi piacerà tantissimo. Si chiama Face Glaze Ultra Hydrating Cream Mask, anche qua associato ialuronico e ceramidi, associazione fantastica per quanto mi riguarda. L'hanno anche riempita di glicerina che vi dà proprio questo effetto idratato glossato sulla pelle. E base acqua karité vitis vinifera, quindi abbiamo proprio una bella quota lipidica che ci piace, appunto glicerina, e abbiamo anche olivello spinoso che a me piace molto nella skincare, e ialuronico, rosmarino, un complesso policeramidi e anche fitosfincosine che sono dei precursori delle ceramidi che ne sostengono l'azione, proprio idratante, rimpolpante, glossata, stupenda, bellissima texture tra l'altro. Poi credo di aver trovato il gloss trasparente perfetto, ve ne ho parlato nelle scoperte Amazon, questo è di Physician Formula ed è il Diamond Gloss, dunque questo è proprio, vedete che è un gellone spesso che sulle labbra ti fa un effetto tipo
gocce d'acqua lucide. È proprio tipo un balm super 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 coccoloso. Oh, che stupendo! Poi, sempre di Physician Formula, sto usando tantissimo la nuova Butter Bronzer Contour Palette. Questa è una palette da contouring, una cipria levigante tipo banana powder, contour e più terra. So che sembra scura, ma non la è, tant'è che la uso anch'io, vedete? E questa non è proprio una terra, sono comunque da definizione, uno più freddo e più chiaro, uno un po' più scuro, un po' più deep, spesso li mischio. E mi piace da morire. La classica polvere proprio idratante tipica della linea Physician Formula e niente, mi piace tanto. Poi, questo nuovo matitone di Maybelline è bellissimo, si chiama Color Tattoo Shimmer 24 Hour Eye Stick nel colore I Am Fearless 55. È praticamente un tripudio lilla di glitter traslucidi. Cioè, questo non va bene da solo, questa è proprio una base per enfatizzare i vostri ombretti lilla. Io lo trovo perfetto abbinato al nuovo Shade Cannabis di Nabla nel finish Celestial. Ora, questi insieme, guardate che cosa avviene. Cioè, ti avviene proprio tipo la magia, diventa proprio è la combo perfetta. Se come me amate questo genere di ombretti, lilla, lilla duochrome, rosa lilla, eccetera, questo matitone di Maybelline come base lo godrete tantissimo. Non da solo, però, mi piace proprio come base, trovo che si vuole. Poi abbiamo quasi finito. Volevo segnalarvi un prodotto che per me è stato una rivoluzione. Questo è di Yalu Lip, si chiama Hydrate Hyaluronic Acid Lip Treatment. Ora, loro lo chiamano Medical Grade, credo perché ha un processo di stratificazione di ialuronico che porta nel tempo anche a un aumento volumetrico delle labbra. E niente, mi piace veramente da morire. Formula semplice, oli nobili, burri nobili, vari estratti e poi appunto queste forme di ialuronico. Ora, quando voi lo mettete, è bianco, cioè tipo una cremina bianca. Tant'è che dovete metterne poco e massaggiarla un po' perché vada via la cosa bianca. Ma la cosa che mi piace tantissimo è che io ho notato che proprio aiuta tantissimo per le linette che abbiamo naturalmente nelle labbra. Trovo proprio che funzioni, come dicono loro, se usato con costanza, e poi io lo abbino a un classico lip balm. L'ho pagato, mi sembra, 13 euro o 12 euro, eppure io trovo che funzioni molto molto bene per un'idratazione long lasting e che in più nel tempo può aiutare per definizione e volume. E è veramente un bel prodotto. Ultimo scopertona top è questo nuovo lip oil di Affect che si chiama Divine Lip Gloss nel colore Sweetheart. La cosa bella è che è trasparente ma con questa patina fucsia neon che viene fuori come traslucenza sulle labbra e poi reagisce col pH leggermente, viene fuori questo rosa customizzato con questo effetto lucido da paura. Quest'olio labbra è bellissimo. Ah no, non ho finito, manca l'ultima ultima cosa, che sono questi prodotti sempre di Tokobo, che è un marchio coreano. Sono i loro SPF, uno più classico, uno più anche come base trucco, e questo è il kittino dove li provi tutti e due, molto molto comodo. Io adoro il Bio Watery Sun Cream SPF 50 ad ampio spettro, perché è una protezione solare super leggera, super liquida, super fresca, e anche mettendone molto, guardate, zero scia bianca, super scorrevole, idratante ma leggero e lascia la pelle leggermente glossata. È stupendo questo SPF, stupendo. Mentre il Vita Tone Up Sun Cream, sempre SPF 50, ha questa base invece più colorata e questa consistenza leggermente più ricca ma non spessa, che sbianca leggermente, ma quando poi tu lo hai assorbito, si asciuga con un effetto un pochettino più levigante e più illuminante. Non per niente si chiama Tone Up. Comunque molto validi da provare, secondo me, entrambi, perché sono due ottimi SPF. Trovo che il mercato coreano offra degli SPF pazzeschi. Bene, queste sono le mie scoperte low cost del periodo. Non sono tantissime, ma sono veramente eccezionali. Fatemi sapere
sapere nei commenti se voi avete fatto delle mega scoperte low cost, che sono curiosa. Trovate come sempre tutti i link qui. Se vi va di sostenere me il mio canale, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Vi voglio bene, buona domenica! Thank you.